L'altra volta abbiamo parlato di questioni generali, oggi cominciamo a parlare di precipitazioni. E alcuni di voi fanno il corso, seguono il corso di fisica dell'atmosfera e lì sono veicolate molte più informazioni, quindi che io non ripeto in questo corso. Vi do alcune indicazioni generali. E queste indicazioni generali servono per capire poi quello che noi vogliamo utilizzare. In particolare, come vi ho detto, l'idrologia è la scienza del ciclo dell'acqua sulla superficie continentale, quindi sulle terre emerse, e quindi noi interesserà poi una parte delle precipitazioni sulle in particolare la statistica delle precipitazioni sulla superficie terrestre, che può essere anche molto corrugata come quella che vedete fuori dalla finestra. Questa è la prima poesia che ha scritto Tagore quando aveva 5 anni, una piccola poesia che credo che in bengalese suoni come Brishti Pore Natta Pore, ma non sono sicuro. Comunque, ecco, qui facciamo una sintesi dei processi di formazione delle precipitazioni, perché almeno abbiamo alcune categorie, le categorie principali di tipologia almeno delle precipitazioni, e parliamo dei tipi di nuvola che creano questo tipo di precipitazioni. Parliamo in realtà anche di un'altra questione, cioè di quali sono le condizioni attraverso le quali la precipitazione si genera. Da un punto di vista descrittivo, che è sufficiente per noi in questo caso, le precipitazioni si generano quando l'acqua con un contenuto di umidità sale. Salendo, in genere subisce una trasformazione adiabatica che in genere si può considerare adiabatica, e durante questa trasformazione la massa d'aria che si innalza diminuisce di temperatura. Diminuendo di temperatura si arriva ad una condizione in cui il vapore non è più in equilibrio termodinamico e quindi si forma condensazione, il vapore si condensa, forma delle piccole gocciole. Solo nelle posizioni dove l'aria sale generalmente si hanno queste condizioni. Quindi qui si tratta di capire in quali condizioni le masse d'aria sono soggette a salire e su quale scale spaziali e temporali le masse d'aria salgono. Nei punti dove si ha viceversa una discesa di aria umida, lì non si generano precipitazioni. Perché si genera il ciclo dell'acqua? Naturalmente c'è una condizione essenziale, che è il fatto che ci sia la radiazione solare. La radiazione solare riscalda la terra. C'è qualche terrapiattista fra di voi? Bene. La terra è sferica, pensa poco sferica, e quindi la radiazione è distribuita in modo disuniforme sulla superficie. Essendo distribuita in modo disuniforme all'equatore, o tra i tropici e l'equatore, diciamo, perché è anche inclinata rispetto all'asse dell'eclittica, come voi sapete, riceve maggiore quantità di maggiore insolazione, e quindi qui in questa zona si ha una maggiore quantità di energia, la Terra riceve una maggiore quantità di energia, ai poli riceve una quantità inferiore di energia. Se abbiamo termodinamicamente, se abbiamo due punti che sono ad energie differenti, avviene un trasferimento di materia attraverso movimenti di larga scala, in questo caso,
per equalizzare la distribuzione di energia. Se la Terra non girasse, si formerebbero delle celle in cui l'aria si innalza all'equatore e discende ai poli. Due grandi celle, una per l'emisfero boreale e una per l'emisfero australe. In realtà la Terra non solo è sferica, ma anche gira su se stessa. Costituisce quindi quello che in fisica si chiama un sistema di riferimento non inerziale. E ogni corpo che è nell'atmosfera e si muove con una certa velocità subisce una deviazione dovuta alla forza apparente che si chiama forza di Coriolis. In particolare nell'emisfero nord vale una legge che porta ancora il nome di legge di Ferrer, che tutti i corpi in movimento tendono a spostarsi verso destra. Il fatto che ci sia questa forza apparente di Coriolis genera questa situazione che voi vedete disegnata in questo, in questa figura, cioè non c'è più una sola grande cella che copre l'intero emisfero, ma si formano tre celle, una all'incirca che parte dall'equatore e rientra a 30 gradi di latitudine nord e sud, un'altra che si innalza a 60 gradi di latitudine e infine una cella, due celle polari. Come vedete da questa figura, in due posizioni sono disegnate delle nuvole, in particolare nei punti in cui si innalza, si innalza l'aria in prossimità dell'equatore e in prossimità del 60° parallelo. È proprio lì, infatti, ci sono quindi un primo meccanismo di innalzamento dell'aria che vi ho detto essere una condizione necessaria per la creazione delle precipitazioni. Avviene, cioè un primo innalzamento avviene su scala planetaria dovuto alla dinamica alla dinamica complessiva dell'atmosfera. Le posizioni generate da questa distribuzione, voi sapete, variano con le stagioni. In realtà quelle che io vi ho disegnato come delle specie di fasce costanti si muovono a nord e sud, oscillano, però hanno posizioni quasi stabili in generale, dovute insomma alla... E si vengono a generare quindi delle zone che sono stabilmente di bassa pressione e delle zone che sono stabilmente di alta pressione. In base all'immagine che avete visto prima, quali sono le zone di bassa pressione? Quelle all'equatore e quelle al 60° parallelo, quelle in cui si formano le nuvole. In realtà abbiamo detto c'è la forza di Coriolis e non ci sono solo delle fasce che vanno lungo le parti equatoriali, ma se ogni elemento si sposta, la forza termodinamica che fa muovere le masse d'aria sui gradienti barici, cioè i gradienti di pressione. Quindi io sono in questo punto, sono un'alta pressione, supponiamo, e in mezzo a voi c'è una bassa pressione. Allora, se io lancio la mia pallina, il mio volume di aria, questo tende a muoversi dall'alta pressione verso la bassa pressione. Come voi avete imparato in fluido dinamica. Tuttavia abbiamo detto che c'è la deviazione dovuta alla forza di Coriolis e quindi in realtà io parto per andare verso il centro di voi, ma mi sposto nell'emisfero boreale sulla destra. Questo fa sì che in realtà i moti nell'atmosfera non siano cioè nella direzione del gradiente di pressione, ma siano in direzione ortogonale adesso lungo le linee di pressione. Questo comporta, almeno in alta quota,
Questo comporta che si formino delle discontinuità nel campo di moto dell'atmosfera e in queste discontinuità si vengono ad incontrare delle masse d'aria che sono per esempio fredde e secche con altre masse d'aria che sono calde ed umide. Su che distanza? Beh, la Terra ha un diametro di 12.000 km, l'abbiamo divisa in 6 parti, ogni fascia è circa 2.000 km, quindi dovete capire che questo tipo di moti ha qualche migliaio di chilometri di estensione. Ok, qui ci doveva essere una figura che non c'è, ma essenzialmente non so per quale motivo, anzi ce ne doveva essere più di una. Quello che succede è che queste sono le linee di pressione e i moti delle masse d'aria avvengono di questo tipo qui, lungo questa linea di divisione. C'è una discontinuità ed è qui che si incontrano masse d'aria calda e masse d'aria fredda e poi per esempio masse d'aria umida e calda sono più leggere delle masse d'aria fredda, sormontano le masse di aria fredda e si innalzano. Ok, sono più avanti le altre slide. Primo fenomeno, grande scala planetaria. Il caso opposto è dovuto all'innalzamento di masse d'aria in un punto. Perché si innalzano, si hanno innalzamento di masse d'aria in un punto? Lo vedremo più avanti perché per effetto del riscaldamento differenziato della superficie. L'atmosfera, non oggi magari particolarmente, è trasparente alla radiazione solare e quindi è quella che chiamiamo luce diretta, proprio per questo motivo, o comunque la luce visibile, a noi visibile con gli occhi. Quindi il sole noi lo vediamo, la sua radiazione ci arriva, colpisce la superficie della Terra. Per effetto di questo fatto la superficie della Terra si riscalda ed ogni corpo per effetto della sua temperatura riemette radiazione. La superficie della Terra in particolare riemette radiazione nel campo dell'infrarosso. A differenza della radiazione ad onda corta, la radiazione infrarossa che chiamiamo ad onda lunga non oltrepassa l'atmosfera facilmente. Ci sono vari elementi che la trattengono, in particolare quelli che sono chiamati gas serra, ma il primo elemento che trattiene la radiazione ad onda lunga è il vapore acqueo contenuto nell'atmosfera. Un altro elemento importante che sicuramente voi conoscete è il diossido di carbonio o la CO2. E quindi l'atmosfera si riscalda dal basso per effetto del fatto che le componenti dell'atmosfera non sono trasparenti alla radiazione emessa dalla superficie terrestre. In questo caso comunque la radiazione locale può essere molto differenziata perché per esempio ci sono delle superfici che sono esposte in modo diverso. Il Sole è in questo momento più o meno il punto più alto di questa stagione, una superficie inclinata in questo modo, cioè di una trentina di gradi, diciamo, è grosso modo ortogonale alla radiazione solare e riceve il massimo dell'insolazione per unità di superficie. Una superficie inclinata in modo diverso riceve meno insolazione. E quindi si formano zone con
irraggiamento diverso, a temperatura diversa, masse d'aria di temperatura diversa, e di nuovo avviene questo innalzamento. Diciamo che c'è un terzo meccanismo importante di innalzamento dell'aria, ed è appunto il fatto che comunque queste masse d'aria che si muovono per effetto dei moti della dinamica globale vanno poi a incrociare delle catene montuose, o anche, come vedete disegnato qui, delle singole montagne. Nel momento in cui l'aria arriva, vedete, è costretta a muoversi sopra la superficie, se una montagna si innalza, e ad un certo momento inizia la condensazione e quindi la formazione delle nubi, che sono formate da piccole gocce d'acqua, o nel caso delle nubi più calde, nel caso delle nubi più fredde, da piccoli elementi di ghiaccio. Qui vedete varie condizioni in cui l'innalzamento si può avvenire. Nel primo caso vedete una singola montagna, nel secondo caso vedete, in realtà, in alto a destra, vedete una situazione un po' più complessa, perché c'è la combinazione dell'innalzamento dovuto alla superficie montuosa con il diverso irraggiamento delle varie parti della superficie. E se poi ci sono delle valli, può avvenire il fatto che l'aria si incanala lungo la valle, e quindi si ha la formazione delle valli lungo alla fine della valle stessa, oppure fenomeni di convergenza a valle di una montagna, fatti in questo modo. Insomma, ci sono vari tipi di combinazione, e chi segue il corso di fisica dell'atmosfera queste combinazioni le studia con grande dettaglio, perché il mio collega che se ne occupa è un esperto di questo tipo di formazioni. Vi ho nominato prima il fatto che ci sono delle precipitazioni che avvengono per effetto del riscaldamento della superficie terrestre. Anche qui dovremmo tirare in ballo il fatto che l'atmosfera è in una condizione stabile, instabile o neutra. Questo concetto si sente qualche volta, ora non più, perché nonostante ci siano molte più previsioni del tempo che voi vedete sul telefonino o in TV, le stesse previsioni hanno perso dei caratteri, diciamo, di informazione scientifica che magari avevano qualche anno fa, e quindi si vedono più figure iconiche e meno ragionamenti, e si sentono meno termini tecnici. Ma qui che cosa succede? Vedete che questo è un grafico storico e ha a che fare con un libricino di Pranfl scritto nel 1930 più o meno. Cosa vedete? Qui c'è la quota in questo grafico, qui c'è la temperatura in gradi centigradi, e qui sono disegnate delle rette. Avete qualche idea di che cosa possono essere quelle rette, oppure è la prima volta che vi capita di vederle? Se io vi chiedessi di quanto si diminuisce la temperatura con la quota, voi che cosa mi rispondete? Non quelli che seguono il corso di fisica dell'atmosfera. Se voi andate sulla cima del Monte Bondone in questo momento, diciamo circa 2000 metri più in alto, che condizioni di temperatura vi aspettate? Supponendo che qui fuori ci siano 10 gradi. Dai, lo dica, anche una cosa sbagliata va bene. 5.
Diciamo 5 è un po' troppo forse. No, beh, la risposta vera è dipende, perché potrebbe esserci un'inversione termica, no? Ed è probabile che oggi ci sia anche un'inversione termica, e lo vedete da come è fatta l'atmosfera. Allora, ci sono delle condizioni, queste rette rappresentano le condizioni di neutralità atmosferica. E in particolare rappresentano il fatto che una massa d'aria che viene spostata da una quota ad un'altra non riceva nessuna spinta di galleggiamento dalla massa d'aria circostanti. Questo avviene se il gradiente di temperatura con la quota è il cosiddetto gradiente adiabatico, che corrisponde a 9,8 gradi centigradi per 1000 metri. Quindi se in cima al Monte Bondone, se oggi ci fosse un'atmosfera neutra e noi andassimo in cima del Monte Bondone assumendo che siano 2000 metri di differenza, dovremmo avere 20 gradi di differenza da dove siamo noi. In realtà, se voi andate sulla cima del Monte Bondone oggi, probabilmente trovate la temperatura che c'è qui. Per quale ragione? Cosa succede se la temperatura, se per esempio si riscalda il suolo? Se si riscalda il suolo rispetto a questa linea ideale, la temperatura del suolo aumenta in questo modo qua. Le masse d'aria attaccate al suolo sono più leggere delle masse d'aria che le sovrastano e sentono una spinta che le cerca di portare verso l'alto. In quel caso, che è quello che poi è dipinto a fianco, le masse d'aria tendono comunque a salire, ad essere portate in alto fino ad una certa quota limite, al limite della stratosfera, tendono ad essere portate in alto e si parla di atmosfera instabile. Se per qualche... supponete invece adesso qui di avere un congelante della superficie, che è qualcosa che mantiene la superficie a temperatura costante, che non è bassa, per esempio la neve. Allora, qui nonostante ci sia la radiazione, tutta la radiazione che arriva per esempio è spesa al più nello sciogliere la neve, quindi magari l'aria qui sopra per qualche motivo si riscalda, ma la temperatura del suolo è a 0 gradi, quindi la curva di temperatura qui sarebbe nel senso contrario. In quel caso non vi scrivo, sarebbe da scrivere tutte le equazioni per vedere queste cose, ma c'è un corso apposta per questo e io solo ve le descrivo qualitativamente. E cioè c'è il caso contrario in cui la temperatura del suolo o degli strati inferiori è inferiore a quello che dovrebbe essere. In questo caso l'atmosfera è molto stabile, ha gli elementi, i volumi di aria vicini al suolo sono più densi dei volumi d'aria che li sovrastano e tendono a rimanere dove sono. Questa è la condizione che vedete oggi. E perché lo deducete? Perché vedete che c'è molta foschia, quindi se ci fosse una condizione di instabilità atmosferica, le particelle che noi vediamo e che diffondono la luce dell'Adige sarebbero portate in alto e l'atmosfera sarebbe libera. Invece qui rimangono tutte qua, quindi tutti i fumi che la città emette o semplicemente anche l'evaporazione del suolo che comunque avviene, rimane confinata verso il basso e quindi siamo in regime di stabilità atmosferica. In questo caso il gradiente, non possiamo dire, in generale non è che possiamo dire molto su qual è lo stato vero dell'atmosfera sopra di noi, però per esempio adesso possiamo pensare, in virtù del fatto che noi osserviamo dei traccianti, che ci sia un'inversione termica e quindi sulla cima del Bondone non ci sono 20 gradi di meno di quelli che ci sono qua, ma c'è una temperatura quantomeno simile a quella che abbiamo qui.
quindi ci saranno 5-6 gradi, diciamo, sulla cima del Mondone oggi. Dopo andate a verificare, così, così vedete quale previsione. Ma qui tutta questa, vi ho fatto tutta questa storia per dirvi che c'è una condizione di instabilità atmosferica in cui anche in modo molto violente i volumi di aria in prossimità del suolo, ricchi di vapore, perché magari evaporato dal suolo, salgono, continuano a salire, a questo livello comincia la condensazione. In realtà la condensazione avviene quando si passa una certa temperatura, assegnata la pressione, si passa un certo valore di temperatura che rappresenta quel valore in cui il vapore è in equilibrio con il liquido, cioè nello stato termodinamico di equilibrio, assegnata una certa temperatura e una certa pressione, l'acqua è liquida o è prevalentemente in stato di vapore. In realtà anche qui c'è dentro un po' di vapore, anche se quest'acqua è liquida, dopo me la bevo io, anzi io devo prenderla mia. Cioè qui l'acqua, c'è acqua liquida, dentro c'è del vapore in equilibrio, ma questo è un altro argomento che vedremo più in là quando parleremo di evaporazione. Però diciamo che lo stato prevalente a questa temperatura dell'acqua è liquido, la temperatura e pressione. Se cambiamo temperatura e pressione, lo stato prevalente potrebbe essere gassoso o comunque di vapore. Se noi prendiamo questo vapore che si è formato qui dentro e lo innalziamo in qualche modo, con qualche trucco, sempre di più, ad un certo momento, scendendo la temperatura e variando la pressione, questo stato di equilibrio non è più verificato e le particelle di vapore si condensano di nuovo in goccioline. La formazione delle gocce di pioggia, peraltro, è una condizione molto difficile da realizzarsi, secondo la termodinamica dell'equilibrio. Perché quando noi creiamo delle gocce, dobbiamo creare anche la superficie della goccia. E quindi dobbiamo spendere dell'energia non solo per aggregare le gocce, ma anche per formare queste superfici. Se non ci credete, questo è un gesso. Quando io creo una superficie, devo spendere del lavoro. Lo stesso succede quando aggrego le particelle. Ho creato una superficie, ho dovuto fare del lavoro. Questo fa sì che in realtà, perché si formino le nuvole, l'aria deve essere o molto sovrasatura, come si dice, e più in là specificherò meglio cosa significa questo concetto di saturazione, che poi una saturazione non è, ma è una condizione di equilibrio termodinamico. Oppure ci siano delle particelle di polvere nell'atmosfera, del DNA sparso di qualche delle piante, degli animali, di tutto, delle micropolveri. Attorno queste micropolveri, queste particelle minuscole, fanno da reagente, diciamo, e consentono una formazione più semplice delle nuvole. Se l'atmosfera sopra di noi fosse completamente tersa, pioverebbe estremamente di meno. Dunque, la condizione necessaria è l'innalzamento, ma è una condizione non necessaria, perché avvenga la condensazione ci deve essere anche del particolato nell'atmosfera che forma le nuvole. Quanto sono grandi queste nuvole? La scala spaziale qui è 5-10 km. Quanto è alta l'atmosfera sopra la nostra testa? Fino alla stratosfera? Beh, da 8 a 12 km, dipende dalla posizione in cui siamo. Diciamo 10 km in media. Quindi in realtà queste nuvole qua sono alte, supponendo che la base sia più o meno a un chilometro di altezza, sono alte anche 7-8 km.
e la base più o meno è da 5 a 10 km. Le nuvole, queste nuvole che si chiamano cumuli, sono o cumulonimbi, sono più o meno delle nubi cubiche come forma, di la dimensione verticale, però 10 km, mentre prima vi dicevo 1000 km. Abbiamo delle precipitazioni che si formano sulla scala planetaria, sono grandi migliaia di chilometri, e delle precipitazioni piccole che si formano localmente. Questo è un cumulo di questo tipo qua, è una forma tipica che poi vediamo anche, in genere c'è, in realtà questa non è una singola nuvola, c'è una nuvola centrale, ci sono delle nuvolette sparse intorno che se guardate bene le distinguete anche, perché parte dalla formazione di un cumulo, le nuvole dei Teletubbi, poi questo cumulo si trasforma in cumulo congesto e poi in un cumulo, la nuvola dei Teletubbi non fa pioggia, non fa piovere, bisogna che ci sia un andamento verticale molto più grande. Queste foto sono tratte da un sito web che è uno dei più frequentati al mondo, sembra, ed è quello degli amanti, appunto, delle nuvole, The Cloud Appreciation Society, credo si chiami. Quindi ognuno carica le sue nuvole preferite. Comunque, per questi tre meccanismi, spesso mescolati fra di loro, cioè poi quando una precipitazione che si chiama frontizia arriva su una catena montuosa come le Alpi, ne è ostacolata e c'è un'interazione fra la precipitazione con frontizia e i tipi di precipitazione che sono dovuti appunto all'orografia, e anche ci sono la formazione anche di convezione, in questo caso spesso meccanica e non termica, che comporta la formazione di precipitazioni che sono di diversa intensità. Le piogge più sono lunghe, più tendenzialmente sono di minore intensità. Questa, quando dico tendenzialmente, però dico tante cose, non è sempre così. Le piogge brevi sono normalmente di grande intensità e noi ci focalizzeremo in realtà in questo corso, a partire da questa lezione in poi, sulle precipitazioni di intensità più breve ma comunque molto intense. È importante naturalmente lo stato della pioggia, che può essere appunto liquida, quindi pioggia vera e propria, e qua gli inglesi hanno, mi pare, una dozzina di nomi per distinguere i diversi tipi di pioggia, dove appunto piove molto di più, oppure nevica, e anche qui se andiamo magari dagli Inuit, loro hanno un sacco di nomi per la neve, oppure grandina, quindi lo stato della neve è comunque importante per noi. Abbiamo visto tre tipi di meccanismo di formazione delle precipitazioni e vi ho anche accennato delle loro qualità spazio-temporali. Alcune durano di più, sono mediamente meno intense, alcune durano di meno ma sono più intense. Se andiamo a osservare le nubi, i tipi di evento sono per esempio dovuti ad eventi di tipo stratiforme. Una delle nubi di tipo stratiforme sono quelle che io mi aspetto essere all'interno di un fenomeno frontizio come quelli che si formano a grande scala. Di nuovo il tipo di evento convettivo, qui vedete appunto il cumulo nebulo che si forma con il tipico martello, e questi sono dei cumuli che si formano, ancillari, che si formano intorno. In realtà la nuvola qui la fotografiamo, ma non è una cosa così stabile e ben definita
come pensiamo. Noi stessi nel nostro corso della nostra vita cambiamo più volte tutte le nostre cellule e la vecchiaia spesso manifesta il fatto che le cellule si cambiano con minore velocità. E così anche quella che noi vediamo come una, distinguiamo come una forma nuvolosa, in realtà non contiene sempre le stesse particelle che entrano ed escono da quell'area dove c'è la nuvola, a una velocità a volte anche molto elevata, e quindi in realtà la nuvola rappresenta lo stato termodinamico caratteristico di una certa zona dell'atmosfera, che in parte è dovuta anche a un'identità dovuta a particelle, molecole di acqua liquida o solida, ma in parte è proprio dovuta anche alla struttura dell'atmosfera. Nelle nuvole stratiformi, grosso modo, questa è una vecchia immagine da radar, la precipitazione avviene in genere con un movimento lento di sedimentazione delle particelle delle gocce pesanti di ghiaccio o di ghiacciate o di acqua che cadono, poi qui c'è, si chiama una bright band, una banda particolarmente visibile con i radar, che è appunto dove le gocce ghiacciate fondono, e poi c'è la pioggia che scende. Come vedete, l'estensione anche verticale di queste precipitazioni è di un chilometro, l'estensione spaziale invece può essere centinaia di chilometri in questo caso. Piogge di bassa intensità, però. Questa è l'evoluzione di un cumulo, a sinistra un cumulo, la nuvola dei Teletubbies, l'abbiamo classificata. Il cumulo è in genere la rappresentazione del fatto che c'è un fenomeno convettivo in atto molto intenso, in cui in un'area limitata, qui l'area tipicamente è la base di 5-10 km, e un forte fenomeno di instabilità che si è generato. Il fenomeno di instabilità fa sì che, in funzione di quanto veloce è la salita, la nuvola si cresce in verticale, continua a crescere in maniera molto veloce, fino a che le particelle, anche aggregandosi in questa salita, aumentano di peso e cadono. In questo caso si ha la precipitazione. Cioè, quindi il movimento del largo tipo di nubi è una specie di sedimentazione. In queste nubi invece è un movimento convettivo circolare molto, molto veloce. È diversa la velocità con cui si muove il tutto. Qui ci sono venti che possono essere anche di 100, 150, 200 km orari in alcune situazioni, nelle situazioni eccezionali. Quello che vedete rappresentato qui e che forse avete già visto in qualche previsione del tempo è appunto quello che vi ho illustrato prima un po' sulla lavagna e un po' a parole. Quello rappresentato con i triangolini è un fronte freddo. Una parte di questa discontinuità, il fronte freddo che va e sormonta questa superficie, mentre questo che vedete segnato con i pallini è un fronte caldo che di solito viaggia più lentamente del fronte freddo, anche perché è più vicino alla superficie, rimane più vicino alla superficie. Ora qui appunto vi ho detto migliaia di chilometri, però bisogna stare attenti che anche all'interno di questa grande struttura ci sono delle sottostrutture che hanno le caratteristiche convettive sia sulla parte frontale che sulla parte indietro. Quindi all'interno di una precipitazione di natura frontizia che è generalmente di bassa intensità ci possono essere delle precipitazioni molto più intense dovute a fenomeni convettivi di varia natura. E poi naturalmente osserviamo tutte. Esiste una parola in italiano che si chiama nubifragio, e il nubifragio avviene quando c'è la formazione, questo è un cumulo, un,
una super cloud, una nuvola molto intensa. Qui ci sono venti di grandissima intensità all'ordine di 100 km all'ora. Qui l'aria sale molto velocemente, e voi capite, molto più velocemente l'aria sale, poi anche molto più velocemente discende, quindi la precipitazione è molto più intensa. Qui in centro vedete di fatto che la precipitazione che si genera lì è segnata di 100 mm all'ora. Una precipitazione di 100 mm all'ora è una precipitazione molto intensa. Se voi mi chiedete qui nelle nostre zone quant'è una precipitazione intensa, vi dico una precipitazione di 50 mm all'ora, ma questo lo caratterizzeremo meglio poi nelle prossime lezioni. Quindi quella lì è una precipitazione veramente intensa. Significa, tanto per spiegarsi, se questa precipitazione per un insieme di effetti durasse per 24 ore, sono 2400 mm. In un anno a Trento quanti millimetri di precipitazione cadono? 900.000, sì. Lui si candida per fare meteorologia, mi sa. Ecco, quindi 900.000 mm. Le precipitazioni più intense in Italia, annuali, dove sono? Sempre lei. È sempre lei. Liguria. Perché... Liguria, sì. Friulane. In Friuli in realtà sui 4 metri, 4.000 mm all'anno. Dopo vediamo anche delle statistiche. Quindi una precipitazione di quel tipo lì, in cui in 24 ore in teoria potrebbero cadere, diciamo, 1000 mm di precipitazione, sono straordinariamente intense. Eppure in giro per il mondo ne accadono di questa intensità. Sì, qui siamo sempre lo stesso tipo di nube. Ed è quello che ci interessa un po' nel nostro corso, cioè non tanto queste nubi qua, anche se il cambiamento climatico che stiamo assistendo sta producendo tipi di nubifragi che hanno intensità simile a questi in alcune situazioni. Quindi, tre tipi di meccanismi di formazione delle precipitazioni, essenzialmente due tipi di struttura nuvolosa che possono generare le precipitazioni, una struttura di tipo stratiforme e una struttura di tipo cumuliforme. Che quali fattori da un punto di vista geografico influenzano le precipitazioni? Beh, la latitudine, questa l'abbiamo vista sin dall'inizio, la latitudine. Vi ho detto, le precipitazioni si formano prevalentemente all'equatore e a 60 di latitudine, su nord e sud, sono anche molto influenzati dalla posizione, cioè dalla posizione reciproca, cioè è logico che la maggior parte delle precipitazioni si formino sopra i mari e gli oceani, anche se se ne formano sopra le masse continentali, ma quindi conta molto la posizione reciproca delle masse continentali rispetto agli oceani. Voi sapete, se noi andiamo indietro di 200 milioni di anni, quando c'era il Pangea. Pangea era quest'unico grande continente sulla superficie della Terra. L'interno del continente era arido, perché le piogge dovevano arrivare dall'oceano all'interno del continente. Quindi la posizione è importante. L'altitudine, cioè la posizione in cui siamo, è importante lo stesso, perché piove di più. Più andiamo in alto, fino ad un certo momento, se la catena montuosa è esposta al vento, più andiamo in alto, più piove. Ma non perché durante una specifica evento di precipitazione la pioggia sia in più intensa, ma piove più volte. Quindi in una precipitazione quello che io mi aspetto è che l'intensità rimanga, sia più o meno costante, cioè abbia caratteristiche costanti indipendentemente dalla quota, ma che più vado in quota, se l'orografia è bene esposta,
ho più precipitazioni. Questo fino a un certo punto, perché per esempio tutti noi siamo abituati a vedere i film di Hollywood, e nei film di Hollywood noi vediamo che c'è, cioè se noi andassimo, diciamo, a Los Angeles, la California adesso comunque è molto secca in ogni caso, però le precipitazioni sono più intense vicino all'oceano, perché le precipitazioni lì arrivano dall'oceano. Poi ci sono tre catene montuose successive. Allora, le precipitazioni praticamente si esauriscono sulla prima catena montuosa, poi man mano che si va più internamente si diventa il clima diventa sempre più arido, e subito dietro ci sono deserti. Quindi a quel punto si disaccoppia, diciamo, la precipitazione dalla quota, perché non c'è più acqua nell'atmosfera. Dal punto di vista globale, l'andamento delle precipitazioni fa che ripetere quello che vi ho mostrato prima e vi ho descritto prima, cioè se noi andiamo a misurare, questi sono dati dovuti a riesame, cioè noi su tutta la Terra abbiamo delle dati di misurazione delle precipitazioni che hanno un margine di errore peraltro abbastanza ampio, e lì vediamo appunto che c'è un picco di precipitazione attorno all'equatore e due picchi attorno più o meno ai 60 gradi. Le deformazioni che si vedono dalla figura ideale sono dovute al fatto che le masse continentali non sono distribuite in modo uniforme sulla superficie della Terra. Questo è un bel grafico, lo stesso grafico tratto da un libro di geografia, dal più bel libro di geografia che sia stato scritto, diciamo, 30 anni fa, 40 anni fa, ma vedete la differenza. Qui immagini digitali ottenute dall'elaborazione del satellite, qui un'immagine qualitativa disegnata da un geografo, che pure trasferisce lo stesso tipo di informazioni. Un elemento importante che riguarda le precipitazioni è la loro variabilità, sia spaziale che temporale. Gli elementi di variabilità spaziale e temporale delle precipitazioni sono dovuti ai meccanismi di formazione, all'eterogeneità delle superfici con le quali le masse d'aria vengono in contatto, e anche a questioni dinamiche che riguardano proprio la dinamica della formazione della precipitazione. Ci sono delle regolarità, perché le regolarità, le statistiche le abbiamo viste prima: l'equatore piove di più e al sessantesimo parallelo piove di più che altrove. E difatti questo si vede qua, questa è un'immagine del 30 maggio del 2007, si vede che c'è questa banda giallo-rossa che rappresenta un insieme di precipitazioni attorno più o meno alla, cioè un po' spostata a nord rispetto all'equatore, perché siamo verso l'estate boreale. E poi vediamo qui una variabilità di precipitazione che ha intensità più piccole comunque sempre verso i poli, e comunque una variabilità spaziale molto grande, perché noi vediamo quei pixel che hanno 25 km di lato, e vediamo da poi se un pixel di precipitazione intorno nessuna precipitazione. Se poi noi restringiamo la nostra area su tutti gli Stati Uniti, vediamo che ancora sugli Stati Uniti un'immagine di questo tipo ha una grande variabilità. C'è un po' di pioggia attorno su San Francisco, in questo caso, e c'è una grande, un fronte di precipitazione che è sulla costa est, dove ci sono gli Appalachi, la catena montuosa. Cioè, quindi c'è, sono le condizioni adatte, ma la catena montuosa fa il trigger, scatena poi la precipitazione. Se noi andiamo a vedere ancora più in piccolo con un radar, questo è un satellite, quello è un satellite, andiamo a vedere con un radar, cosa vediamo? Vediamo comunque che c'è molta variabilità anche lì, no? I colori sono diversi. Vediamo con il radar che è 512 km con un pixel di 4 km, vediamo che nello spazio, anche se il radar non è proprio spaziale, è spazio-temporale, perché si muove nel tempo e quindi
ha un certo tempo in cui raccoglie l'informazione. L'informazione è un po' una media spazio-temporale. Ma quello che dovete notare qui è che sono dei punti dove c'è grande intensità di precipitazione, circa 30 mm all'ora, e dei punti intorno in cui, ma non con una distribuzione, come dire, continua, con una distribuzione a spot, come. E lì ci sono dei punti, sono dovuti, lì dove ci sono i rossi ci sono delle celle convettive di qualche tipo che scaricano un sacco di precipitazione. Se noi andiamo ancora sul più piccolo, con un pixel di 120 metri, vediamo che anche lì a quella scala ci sono dei punti in cui ci sono precipitazione, ci sono addirittura dei pixel che sono rossi. Adesso quell'immagine lì non sarà proprio così perfetta, magari quei rossi che vediamo lì saranno degli errori, però c'è grande variabilità. Quindi quando noi diciamo distribuzione a pioggia per indicare una distribuzione uniforme, non ci riferiamo certo all'andamento naturale delle precipitazioni. Se ci riferiamo a un tipo di irrigazione in cui si intende l'irrigazione a pioggia deve essere fatta in modo uniforme, ma le precipitazioni sono la cosa più variabile nello spazio e nel tempo che conosciamo. La distribuzione delle precipitazioni da un punto all'altro non sono nemmeno continue, ma neanche derivabili. E quindi abbiamo un problema di descrizione delle precipitazioni effettivamente, che per noi ingegneri costituisce una qualche. Da un certo punto di vista, questa immagine forse non vi dice tanto se non avete presente cosa sono i numeri d'onda, che cosa sono la rappresentazione dello spazio di Fourier di una certa serie temporale, di un certo insieme di dati. Sapete cosa sono le trasformazioni di Fourier? Ho visto qualcuno di voi che ha fatto mosso le sopracciglia come per dire sì, lo so. Invece di vedere le precipitazioni nel corso del tempo, nello spazio, noi le possiamo vedere nel campo delle frequenze, vedere se ci sono delle frequenze che si ripetono. Per esempio, se noi osserviamo le precipitazioni annuali o mensili, noi possiamo osservare delle frequenze che si ripetono, perché il ciclo solare è annuale, quindi in corrispondenza al ciclo solare annuale noi abbiamo più o meno precipitazioni in un certo posto, a seconda delle varie condizioni che si vengono a generare. Però qui, se noi facciamo un'analisi, diciamo, delle precipitazioni, queste precipitazioni hanno, certo, cadono, questo si chiama la densità spettrale delle precipitazioni, ma il concetto che vi voglio riportare è che questo è uno strumento per mostrare che le precipitazioni sono molto variabili nello spazio e nel tempo. Posso avere una precipitazione intensa qui, la famosa nuvoletta di Fantozzi, sopra la mia testa, e il mio vicino di casa può non prendere la precipitazione, per modo di dire, e così via. Questo ha a che fare, per esempio, con la struttura convettiva delle precipitazioni, e qui in qualche modo completo un'immagine che vi avevo mostrato prima di questi cumuli nebbie, e vi dicevo: guardate che ci sono delle precipitazioni intense, no? Che ci sono delle nuvole intorno a questi piccoli nebbi che si vengono a formare. Allora prendiamo una di queste piccole nuvole. Una di queste piccole nuvole intorno al mio cumulo nembo, che cosa fa? Io osservo una parte della mia atmosfera e vedo che qui c'è un bel cumulo nembo. Intorno osservo dei cumuli che stanno crescendo, si stanno formando prima dei cumuli, poi dei cumuli congesti e poi dei cumuli nebbi. Allora, questo è il tempo, muovendomi da sinistra verso destra. Quello che succede è che anche questi cumuli si muovono, questo cumulo si muove leggermente verso l'alto e nel frattempo cresce. Giunto a questo stadio, l'identità, diciamo, le molecole che stavano qua stanno nel centro, proprio nella posizione dove c'è il cumulo nebbio più grande. Intorno intanto
precipitazioni più piccole. Questa struttura poi qui si esaurisce e si muove dall'altra parte. Quindi quando noi vediamo una nuvola, noi vediamo un'immagine che è in qualche modo statica, ma di un elemento molto dinamico, in cui ho questi cumuli che man mano raggiungono la posizione di massima intensità, quasi sempre nello stesso posto. In realtà questo è il tempo, ma in realtà si muove anche nello spazio, in parte questo sistema, e quindi varia da un punto all'altro. E questo fa sì che ci sia tutta quella variabilità che ho tentato di descrivervi prima. E sulle cose generali siamo finiti.